Il ringraziamento va agli avatar, per cui mi piacerebbe stare seduta, mi piacerebbe essere in circolo con loro e ringraziarli. Il mio intervento oggi parlerà di incarnazioni digitali, velocissimamente, perché non abbiamo tutto il tempo che bisognerebbe dedicarci, anche perché le sperimentazioni stanno avanti. Quali sono i nostri vissuti in world, perché diciamo così quando siamo logati in stelle, e quali sono i nostri vissuti offline. E il mio obiettivo, come psicologa sociale clinica, è quello di domandarmi, io e questa zona che è stata tagliata, siamo uno human avatar? Cioè dentro Second Life, grazie a Second Life, siamo riusciti ad avere una biotecnosintesi o no? Io sono lei e lei è me. È una sostituzione, un'integrazione? È da vedere. Questo va tutto giocato ogni volta che c'è un login. Per cui all'inizio guardavo Second Life guardando dentro la scatola, vedendo tutti gli avatar come i famosi topolini di Skinner che si muovevano. E poi mi sono detta, se non diventerò avatar come tutti gli avatar che ogni giorno cambiano da terra e nascono, non saprò cos'è Second Life. E così tantissime esperienze ho vissuto in questo mondo, e già dall'inizio quella mano con il significato che ha, importantissimo, di dare la possibilità a ognuno di essere il dio, il demiurgo di quel mondo, e soprattutto adesso in OpenSea, in cui, come parlavamo con Salazar, ognuno può avere sul proprio computer la sua sim, il suo server, luogo dell'immaginario, dell'immersività, un cyberspace, e-commerce, iperrealtà, creatività, relazioni, sensazioni, e-learning, emozioni, comunità virtuale, ipermedia sociale, io l'ho definito, è questo e tanto altro. Qui c'è solo una scelta di quello che propongo. Noi sappiamo benissimo, e questa chiacchierata è molto bella perché è fatta con persone che lo vivono sulla loro skin tutti i giorni, è un metaverso online, multiutente, simultaneo, 3D, è interattivo. È questo l'importante, non è un messaggio lanciato, è interattivo, là si gioca subito, si brucia, lo vivo, lo integro o lo tengo scisso da me, sono scelte, è partecipativo, è persistente ed è comunitario. Una volta che io sono sloggata da Second Life, il resto della community a cui appartengo, tutti i gruppi a cui appartengo, continuano. In questi anni io sto loggando pochissimo, però tutto quello che è stato il procedimento dei gruppi in cui ho partecipato, community come Pyramid, hanno subito evoluzioni. L'importante è, ci rifacciamo agli avatar, che è personificazione divina. Per cui ci leghiamo a tutta questa parte del misticismo e del simulacro, che fa sì che si realizzi quel processo identificativo di embodiment e di incarnazione che noi abbiamo. Non è semplicemente una proiezione, non è semplicemente una fotografia delle vecchie chat che sceglievo da mettere con nickname. Quello sono io. Sono io, e dobbiamo spiegare, è la mia identità, sicuramente, perché l'identità è una, è un tutt'uno, è un immenso in cui noi ci giochiamo dei ruoli. Saliamo sul proscenio, oggi sono questo personaggio. Oggi sono Maddalena Borsani che vi parla di questa cosa, in questo momento sono l'attrice, è un ruolo, ma questo ruolo è perfettamente integrato nella mia identità. Zora Meinhardt è integrata, proprio perché io ho scelto di vivere Second Life in modo congruente e integrato. Infatti Zora Meinhardt è diventato per me un account, un modo di relazionarmi e di studiare, di sperimentare, che ha toccato tantissimi social network, che è in Second Life, che è diventato immagine, mi sono resa conto che è diventata immagine di me, perché ha tantissime caratteristiche magari che chi mi conosce veramente vede, colori, la personalità che tu vedi sul tuo avatar, quello che scegli di essere, come ti proponi. Io nasco come una donna alata, non sono un angelo, non sono una fata, sono una donna alata, proprio perché nel mio blog si dice che vola alto solo chi osa farlo. Perché questa ricerca è stata una sfida, me la sono giocata da sola, senza nessun docente universitario che mi ha sostenuto, ma gli aiuti sono arrivati in Second Life da altri ricercatori, per esempio come Ivan che ho conosciuto, che ti hanno dato il coraggio, che ti hanno passato il link, che ti hanno suggerito articoli o libri, e questo è stato il grande sogno, il grande volo, non alla Icaro, perché siamo qui ancora oggi e ci crediamo ancora a Second Life, è un volo che continua. Ho scelto la forma della creazione e non mi sono mai definita artista, ma primatrice, perché in ogni prim io ho messo un'emozione.
l'utilizzo delle mie creazioni, lo ammetto, sicuramente si è accorto, erano vissuti che io utilizzavo per stimolare relazioni fra avatar, cui erano un continuo stimolo di giocare, per cui vedevo come reagivo io come ricercatrice il mio avatar, per cui una scissione controllata, un'osservazione partecipante in cui io ho valutato dinamiche di fari sociali, forzando alcune relazioni, valutandone altre. Sicuramente quello che emerge dal mio studio è questo, che l'avatar è un nuovo corpo ed è un nuovo attore sociale, come lo definirebbe Goffman. L'avatar è il medium, ma è anche il messaggio della mia comunicazione relazionale. Non è solo colui che veicola, ma è anche il messaggio di quello che io sono, di quello che sto giocando in questo contesto sociale. Le relazioni fra avatar definiscono delle dinamiche identitarie e delle dinamiche sociali in cui io gioco me stesso, non il mio avatar, ma me stesso, la mia identità reale, io sto giocando in quel momento. E infatti è stato verificato che vi è un rispecchiamento tra comportamento e norme sociali che guidano relazioni second life, che sono le stesse del mondo reale. Qui veramente questo, noi che lo proviamo e che magari lo guardiamo con occhi da ricercatore, l'abbiamo verificato. Second Life in questo momento a me piace questa cosa, perché chi ha l'avatar e chi lo tiene, cioè chi vive in Second Life vuole il contatto diretto. E io adoro pensare, e mi piace tantissimo questa cosa, che tu possa toccarlo. Questo è il contatto diretto che noi abbiamo, non c'è più il mouse. Noi lo tocchiamo e scivoliamo in questa liquida identità che ci immerge in questa modernità che comunque cambia, che non ha più il ruolo fisso, ma abbiamo tanti ruoli. Entriamo e usciamo da prosceni e questi prosceni sono in questo momento aumentati. Io adoro questa immagine perché avatar che si crea il visore, che l'ha costruito, che si importa la mesh, che è lo stesso visore che poi in RL uno può utilizzare, e questo ci permette l'esperienza della vita iperreale, che non è una vita sostitutiva o che si espande, ma è una vita che ci dona tantissime possibilità. Quello che io porto avanti nella mia ricerca è l'empowerment che può dare il mondo virtuale. Io sono molto attenta anche nella parte dei miei studi clinici a quello che possono essere le addiction e sicuramente i rischi di una vita vissuta. Anche l'altro giorno ci confrontavamo, perché nel gioco ci sono le regole, il gioco finisce, il bambino sa che la regola definisce la fine del gioco è: qui giochiamo pura vita, per cui chi fa le regole sono io, l'avatar lo gestisco io e giustamente ci sono anche questi rischi. Nell'empowerment del reale io sottolineo in questo momento l'effort dancing world, che sono la sperimentazione dell'immaginario e della propria creatività inespressa o comunque di parti della nostra identità che non sono state espresse nella nostra vita offline e che in second line vengono potenziate e danno una via di uscita e di espressione. Second Life e l'avatar soprattutto è un potenziatore del nostro sé e delle fisicità reali. Io ammetto che vedere delle persone con disabilità che attraverso Second Life possono incontrarsi, sperimentarsi, per me è stato eccezionale. E poi potenzia magari anche qualche parte taciuta personologica che grazie a Second Life riesce a ridecollare, a riproiettarsi nella vita reale e veramente essere empowerment, ed è questo. Le relazioni amicali e intime, è stato verificato, sono vissute allo stesso modo, allo stesso livello di importanza, noi lo sappiamo bene, per cui emozioni, relazioni, interazioni, sensazioni sono le stesse e noi la pelle d'oca ci viene anche sulla schiena, possiamo dire. L'importanza poi per me della congruenza e dell'integrazione assolutamente di Second Life e Real Life, che per me sono uniche, sono gli eventi che noi possiamo organizzare cross-mediali come questo di Salerno e come gli altri che sono stati fatti, che danno veramente l'idea di quello che è l'integrazione concreta dell'incontro di noi che ci siamo sempre incontrati nella piazza di Second Life e ci incontriamo qua oggi. Prego. Quello che è un po' il mio punto di domanda è: Second Life Scuola 2.0? Solo questo? Molto di più? Io devo tanto a quell'avatar, che è l'avatar di Steve, a Indire, perché è stata una delle prime conferenze che ho seguito prima di entrare e lui ha stimolato tantissime idee, tantissima curiosità per quanto riguarda tutti i miei disegni di ricerca, per cui tributo ho messo la sua foto e qui di contro ho trovato un'immagine di alcuni ragazzini che stanno facendo sperimentazione.
Ecco, devo dedicare una parte a questo, l'immagine la adoro, perché non solo siamo assuefatti da quello che può essere Second Life, ma anche il nostro avatar potrebbe diventare addiction, per cui un gioco di matriosche, di addiction, per cui sicuramente io, come psicologa, mi sento di sottolineare gli aspetti di criticità e di rischio che ben conosciamo. Sicuramente una prima fase di immersione totale c'è, esiste ed è sano e ognuno l'ha sperimentata. Di decine e decine di ore settimanali passate per conoscere il mezzo, perché comunque sappiamo che è uno strumento che va conosciuto molto bene per saper vivere e affrontare Second Life. Sicuramente si verificano delle situazioni di dipendenza da questo medium e anche da altri mondi virtuali o dagli social network, e ci sono delle manifestazioni psicopatologiche verificate. Quello che in questo momento gli studiosi ci stanno proponendo come teorie è che comunque sono soggetti molto deboli già nella loro RL, che vanno sostenuti nell'affrontare esplorazioni del mondo online. È per questo che esistono giustamente dei progetti di empowerment delle soggettività online, che vanno sostenuti nell'affrontare questa esperienza, pena la dipendenza e l'addiction. Questo è il mio consiglio, per cui keep calm and explore the universe con quella mano, con questo bimbo che ci tocca e ci dice esploriamo assolutamente il mondo di Second Life e dei mondi virtuali che ci sono proposti. Vi ringrazio, l'ultima. Ok, grazie mille a voi veramente. Domande? Prego. Soprattutto i newbie. Oggi mio avatar 2500 giorni! Grazie.